Ciao 2020 e benvenuto 2021. Benvenuto 2021. Ma che cos'è il 2021? Che cos'è il 2020? Che cos'era il 2019, il 2018 e così via? Che cos'è un anno? Un anno è una convenzione che, basandosi su dei parametri scientifico-astronomici, noi adottiamo per indicare, per l'appunto, lo svolgere delle nostre giornate, dei nostri impegni, delle nostre cose. Insomma, in altri termini, se noi non avessimo dei criteri di riferimento per quanto riguarda appunto le giornate, i mesi, gli anni, non riusciremmo molto probabilmente ad organizzare la nostra vita. E per questo abbiamo ideato gli anni. Io sono un anno più giovane di te, tu sei un anno più vecchio di me. Fra 2 mesi avrò quell'appuntamento, 7 anni fa sono stato a quel concerto, mi sono laureato 3 mesi fa e così via. Il tempo è una convenzione, ma è una convenzione particolarmente radicata, e aggiungerei io nel nostro mondo anche radicale, forte, nel senso che le persone, le genti, i popoli credono fortemente nel valore di questa convenzione e ci credono così fortemente al punto che si arriva a pronunciare quella celeberrima, anzi, espressione che avrete sicuramente tutti voi non solo sentito nominare, ma avrete anche pronunciato con buona probabilità, che è quella anno nuovo, vita nuova. Un'espressione che è priva ovviamente di ogni logica, di ogni razionalità e che si affida per l'appunto più al buonsenso da un certo punto di vista e anche alla speranza, questo concetto che permea l'Occidente da secoli, frutto ovviamente dell'influenza del cristianesimo nella nostra cultura. Influenza, aggiungo, che è totale, perenne, che riguarda tutti, anche i cosiddetti atei. Quindi anno nuovo, vita nuova? Tutti lo sanno, anche chi pronuncia questa espressione, che non è così. Ma non è così perché? Perché la novità della vita non dipende dal fatto che noi giriamo un foglio di calendario. Certo, il fatto di cambiare un foglio, seppur nella sua valenza simbolica, seppur essendo questa appunto una convenzione, attua tutta una serie di cambiamenti, perché una persona magari si deve laureare l'anno venturo, una persona convoglierà a nozze fra un tot di mensilità. Quindi ci sono dei cambiamenti che riflettono il cambio, per intenderci, di calendario, ma noi sappiamo che sostanzialmente il vero cambiamento non può che essere interiore. Il vero cambiamento che noi possiamo vivere, affrontare nella nostra vita, quello più forte, più solido, più duraturo, è quello interiore. Ed è dal cambiamento interiore che poi deriva anche il cambiamento appunto della storia, delle istituzioni, della politica. E quindi qual è il senso del mio augurio? L'augurio per un buon, ma perché per un buon? Per uno splendido, per uno speciale, per un meraviglioso, per un, utilizzo un termine molto caro ai filosofi e lo deformo un po' nel suo senso originario, per un sublime anno, c'è da parte mia proprio in questo senso, nel senso che tutti noi possiamo, non grazie al fatto che giriamo una pagina di calendario, o addirittura cambiamo il calendario perché appunto cambia anno, migliorarci, ma partendo però da questo presupposto, da questa convenzione, cogliere l'opportunità per riscoprire un modo diverso di vivere, di stare al mondo, di entrare in relazione con gli altri, considerando che quest'anno, il 2020, dovendo fare un bilancio, è stato un anno per molti brutto, per molti spiacevole, è stato l'anno che sarà ricordato come l'anno del Covid, che sarà affiancato da molti storici, di questo ne sono certo, alla metà del 300, quando l'Europa è stata devastata dalla celebre peste nera. Non saranno pochi quelli che istituiranno questa analogia fra la peste appunto del 300 e il 2020, proprio perché si parla sempre di un morbo che si diffonde appunto attraverso le persone, insomma. Quindi questo qui sarà ricordato come l'anno del Covid, sarà ricordato come un anno prevalentemente tragico, poi anche abbastanza simbolico, no? 2020, 2020, 2020, quindi insomma anche numericamente può rimandare a diverse simbologie. Però vedete, quest'idea di totalizzare la negatività e di assommare tutte le negatività in un anno
non è nuova e noi umani siamo soliti adottare tale procedimento soprattutto quando ci sono delle calamità naturali, un numero elevato di morti o comunque come quest'anno una pandemia. O comunque un qualsiasi fatto che miete delle vittime, tendiamo un po' a concentrare tutto il male all'interno di un anno, ma in realtà il 2020 è stato un anno per molti anche di gioie, è stato un anno di persone che hanno, donne che hanno partorito, persone che si sono sposate, ragazzi, ragazze, uomini, donne che si sono laureati, persone che hanno avuto un importante incontro nella loro vita, che hanno approfondito, migliorato un lato della propria persona. Quindi anche ricordare quest'anno come l'anno più brutto della storia, l'anno più devastante, l'anno dei morti, l'anno del virus, l'anno degli ospedali al collasso, cosa peraltro storicamente falsa perché sono anni e anni che l'Italia ha gli ospedali al collasso, chiusa parentesi, secondo me è abbastanza fuorviante e anche scorretto. Invece bisognerebbe dire che il 2020, come molti altri anni, ha avuto le sue positività e le sue negatività, le cose più belle, le sue criticità, i suoi aspetti più negativi e talvolta anche nocivi. Questo dovrebbe fare una persona che intenda svolgere una qualsiasi analisi su uno spazio di tempo, su una porzione di tempo. Quindi il bilancio del 2020 com'è? Negativo? Per certi aspetti sì, per certi aspetti no. E per certi aspetti è stato molto positivo, molto stimolante, un anno di creatività per molti, un anno di conoscenze importanti per altri, ma è stato anche l'anno della pandemia, di persone che sono morte, ma persone che sono anche morte al di là della pandemia per altre patologie, perché la morte esiste da sempre, la morte è connaturata alla vita, se c'è vita c'è morte, si muore proprio perché si è vivi. Quindi in quel senso non è stato un anno di particolari, facendo un bilancio appunto complessivo di particolari novità. Piuttosto la novità l'accoglie la persona che ha vissuto quest'anno in una determinata maniera. Ciascuno di noi deve confrontarsi con la singolarità del proprio esistere, con la soggettività dell'esistenza. E la soggettività significa anche che ciascuno trae da un anno, da un'esperienza, da un'avventura, da una relazione, da un lavoro, ciò che si sente di trarre, ciò che quell'esperienza gli lascia. Con tutto questo per uscire da quella melliflua, talvolta patetica espressione di chi assomma, ripeto, in un anno, in un periodo, in un fatto, in un avvenimento, in un quid, tutto il male del mondo. Ecco, il 2020, l'anno del male, l'anno della negatività, l'anno della tragedia, l'anno peggiore che esista, non è così. Sono stati anni con altrettante criticità, altrettante problematiche, altrettante sofferenze. Qual è l'augurio che faccio a me stesso, a voi tutti? L'augurio è quello, andando al di là, e mi riallaccio alla discussione che ho fatto qualche istante fa, andando oltre appunto alla convenzionalità del calendario, dei numeri che si susseguono e del fatto che comunque noi nella nostra cultura siamo nel 2020, stiamo per entrare nel 2021, ma per un fatto meramente culturale, perché ci sono altre culture, altri calendari, altri modi di intendere il tempo differenti, per cui molte culture idealmente non sono nel 2020, ma sono in ben altre epoche, perché questo appunto è una convenzione. L'anno è una convenzione, così come l'anno di nascita, così come appunto molte cose, la legge. Noi viviamo dalla mattina alla sera con tante convenzioni, alle mie spalle ce n'è una grandissima, tanto cara all'Italia e all'Occidente, l'albero di Natale, che appunto è una convenzione. Perché non in tutte le culture c'è l'albero di Natale, non tutte venerano, celebrano il Natale allo stesso modo. Quindi l'augurio qual è? L'augurio è migliorarsi interiormente, migliorarci, migliorare ciascuno di noi interiormente, riflettere, ragionare, studiare, a crescere se stessi, perché come direbbe un grandissimo filosofo, appunto Socrate, forse il padre della filosofia occidentale, in particolare da quando si è incominciato a riflettere sulla psiche, sull'anima, quindi sul senso dell'essere umano e su ciò che ci caratterizza rispetto agli oggetti, alle piante, agli animali, è proprio la ricerca, appunto, la ricerca filosofica e di vita. Socrate diceva: una vita senza ricerca non è degna di essere vissuta. Cioè significa che
se si vive come una pianta o come un cane, sì, si sta vivendo, sebbene io utilizzi il termine sopravvivere per descrivere tali situazioni esistenziali, ma appunto non si esiste, si vive, si sopravvive senza esistere. L'augurio è quello che noi possiamo giorno dopo giorno progredire sulla scia della consapevolezza, dell'autoconsapevolezza, verso un miglioramento della nostra interiorità. Questo non ce lo darà il 2021, il 2020 non ce l'ha dato, non ce lo darà il 2022, non ce lo darà un anno particolare, ma ce lo darà appunto il nostro progredire, la nostra consapevolezza che, ripeto, va al di là di ogni anno, di ogni particolarità e di ogni cosa che noi possiamo in qualche modo dire o istituire. Se noi osserviamo la storia, quello che è successo nel mondo negli ultimi secoli, vediamo una ripetizione, per questo si dice spesso che la storia è ciclica, dei fatti, degli avvenimenti, delle guerre che cambiano sì talvolta modalità, ma nella sostanza, nella loro essenza, tali avvenimenti si ripropongono e si riproducono, semmai in maniera più negativa e più aspra. Quindi ecco, l'auspicio è quello che possiamo un giorno, un domani, non dico nel 2021, ma nel 2030, nel 2040, nel 3000, nel 4000, chi lo sa, iniziare un cambio di tendenza e quindi un essere umano meno ostile, meno cinico, meno nichilista, il male del nostro tempo, il nichilismo, che assieme al relativismo vanno a nozze e partoriscono tutti i mali del nostro mondo. Ecco, questo è un superamento del nichilismo, un superamento del relativismo, un superamento di quello che io chiamo riduzionismo e che spesso molti autori, molti interpreti della contemporaneità non sottolineano nemmeno, uno dei più grandi mali del mondo, il riduzionismo, che si declina nelle varie forme di appunto scientismo, nelle forme per esempio della tecnocrazia, dello psicologismo, o anche insomma del dominio appunto più in generale della tecnica, della tecnologia, del mondo virtuale sul mondo reale, sulle relazioni, sui rapporti veri, intessuti di vera e autentica reciprocità. Quindi ecco, il vero male forse più che il nichilismo, ancora più è il riduzionismo, ma qui si aprirebbe tutta una parentesi più ampia. 2020, l'anno del virus, certo, l'anno del virus, ma anche l'anno di importanti scoperte, l'anno della realizzazione personale di molte persone, un anno di cambiamento e di svolta come in realtà tutti gli anni, in questo senso tutti gli anni sono uguali, nel senso che tutti portano con sé il seme di un cambiamento. Poi sta a noi coglierlo, riuscire in qualche modo a interpretarlo e appunto generare il cambiamento. Perché il cambiamento lo fanno gli uomini, la storia, chi la fa la storia, no? Un'altra espressione da cui prende le mosse anche una celebre trasmissione televisiva, la storia siamo noi. Certo, siamo noi perché noi la stiamo facendo. Io sto facendo storia facendo questo video, voi state facendo storia guardando questo video, commentando su Facebook, fate storia. Una volta si faceva tramite le lettere, tramite i trattati, tramite le guerre, ma in modo non particolarmente difforme, facciamo storia quotidianamente. Quindi ecco, assumiamoci la responsabilità che siamo tutti esseri storici, che vivono nella storia, che fanno storia e che non solo la studiano. Studiare la storia è l'ultimo tassello della storicità dell'uomo. La vera storicità dell'essere umano è il fatto che noi stiamo vivendo la storia, la stiamo facendo in prima persona. Allora io colgo l'occasione ancora per rinnovarvi i miei più sentiti auguri per il 2021, per tutto il 2021, ma per tutti gli anni a venire, per il meglio, perché l'essere umano può dare tanto, ha dato già in realtà molto, ma ha dato anche dimostrazione di bassezza morale e di tutta una serie di cose, di azioni, di eventi che hanno contribuito a distruggere, stanno contribuendo a distruggere il pianeta. Penso alle guerre, penso ai genocidi, penso ai totalitarismi. Penso alle dittature che ci sono attualmente, non sono soltanto nei polverosi libri di storia in corso e si stanno svolgendo nel nostro povero, malato pianeta. Penso a tutte le patologie, a tutte le negatività, quindi impegniamoci per la costituzione di un mondo migliore giorno dopo giorno,
uniti tutti quanti insieme, ciascuno nella propria individualità, nella propria singolarità, ma unendosi agli altri, perché poi il vero cambiamento lo facciamo insieme. Il vero cambiamento è l'insieme delle persone che si uniscono, che studiano, si documentano, approfondiscono la propria interiorità e migliorano il mondo. E quindi ciascuno cambia se stesso per cambiare il mondo, come diceva un grande saggio orientale, ma io estenderei questa espressione a livello planetario, la considererei una specie di regola d'oro del mondo contemporaneo, così sentono qualche primi fuochi d'artificio e per inaugurare il 2021. Allora inauguriamolo. Tanti, tanti cari auguri a tutti di un buon anno, di un buon 2021. E sarà un anno importante anche per i nuovi progetti. Ho diversi progetti in mente per il canale YouTube, ma poi li vedrete. Quindi vi aspetto, vi invito per chi non l'avesse fatto ad iscriversi al canale, c'è la possibilità anche di abbonarsi. Vi aspetto. Buon anno a te, a tutti voi, alle vostre famiglie. Buon 2021. Buon tutto. Tanti auguri.